Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Queste le parole del Geffeno: non rimandare a domani quello che potresti fare oggi. Nel corso delle ultime ore le pagine dei giornali di cronaca rosa stanno dando ampio spazio a Manuel Bortuzzo. Voci di corridoio hanno rivelato che il nuotatore, nonché ex concorrente del Grande Fratello VIP, sia stato ricoverato in ospedale. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo e come sta ora Manuel. Nonostante abbia deciso di vivere la sua vita lontano dal gossip, Manuel Bortuzzo continua ad essere un personaggio molto chiacchierato. Qualche ora fa è emersa sul nuotatore un'indiscrezione che ha messo in allarme tutti i suoi fan. Stando a quanto emerso, pare che l'ex Geffino sia stato ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. Manuel non ha ancora confermato la notizia in questione ma, stando a quanto scritto sulla sua pagina Instagram, pare che la voce sia vera. Qualche ora fa, infatti, l'ex Geffino ha condiviso con i suoi followers queste parole. La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Inutile dire che le parole di Manuel hanno messo in allarme tutti i suoi followers, i quali si sono interrogati sulle condizioni di salute dell'ex Geffino. Voci in circolazione hanno informato che nei giorni scorsi Manuel ha subito un ricovero in ospedale a causa di alcuni problemi legati alla sua salute. Pare infatti che il nuotatore non sia stato bene. Oggi, però, le sue condizioni sembrano essere migliorate tanto che Manuel è già tornato a casa. Qui può continuare ad allenarsi in vista dell'obiettivo della sua vita, le Olimpiadi del 2024. Manuel Bortuzzo dopo il GF VIP, come è cambiata la vita dell'ex Geffino? Dopo l'esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello VIP, Manuel Bortuzzo ha deciso di allontanarsi per un po' dal mondo dello spettacolo e del gossip. Oggi, infatti, il nuotatore sta lavorando sodo per partecipare alle Paralimpiadi che si svolgeranno nel 2024 a Parigi. Queste sono state le sue parole durante un allenamento. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.